Io sono Luigi, sono il papà, o il babbo, come si dice in Toscana, ma si dice anche in Sardegna, babbo, di Eleonora, che è una delle alunne che parteciperà, quindi, e ha aderito lei con molto entusiasmo a questo tipo di iniziativa. Quando mi ha raccontato della selezione del soggetto, sono stato davvero contento. Io gliel'ho detto quasi a mo' di battuta: oh, allora se ti serve un vecchietto per fare l'attore, vengo anch'io, perché. Sì, io sono legato alla Sardegna perché sono nato, sono cresciuto, ho passato gli anni della mia gioventù finché 19 anni, poi sono partito per lavoro. Un destino dei sardi è questo: prendere, partire, andare in continente. Lei l'ha riportato ed è nato così questo contatto con te, Pablo. Grazie così per il confronto, perché è bello anche per me sentirsi lontani da casa, però che la tua cultura, la tua identità possa essere riconosciuta, apprezzata come qualcosa di bello. Quindi mi fa piacere parlare con te oggi di questo tema. Ciao a tutti, io sono Eleonora Saputo, una delle ragazze che parteciperà a questo progetto. Premettendo che a questo progetto mi sentivo probabilmente più legata per le tradizioni rispetto alle altre, perché mio babbo è sardo, viene da Cagliari e si è trasferito poi in Toscana per lavoro. E poi i legami nuovi, gli affetti ti portano a instaurare, quindi a radicarti, si può dire così, in un altro posto, anche se sono stato abbastanza girovago, però diciamo. Ormai la mia famiglia è qui, quindi anche il legame con Siena è forte. Infatti io sono cresciuta oltre che in Toscana, in Sardegna, e quindi sono legata ai suoi ambienti, al suo cibo, alle sue tradizioni, anche per riguardo per esempio le feste religiose. Infatti molte delle tradizioni che ha cercato di trasmettermi fin da piccola le ho ritrovate in questo libro. Io sono nato a Cagliari, cresciuto a Cagliari, una città anche grande, con una serie di caratteristiche che la fanno diversa dalla Sardegna della Grazia dell'Edda. La Sardegna di cui parla Grazia dell'Edda, però, non è la Sardegna a cui sono abituata io, non è quella che conosco io, perché io sono abituata a vedere una Sardegna che è più cittadina, mentre quella di cui parla lei è una Sardegna di campagna. Infatti mi sembra di rivedere le storie che mi raccontava mia nonna quando era piccola, però questa volta dal suo punto di vista. Però mia mamma, i miei nonni, i materni, la famiglia di mia mamma nasce in un paese che ora non è più del Nuorese perché sono cambiate, si sono mischiate le province, ma a quel tempo era del Nuorese, quindi. Infatti quest'anno, iniziando questo progetto, ho scoperto che quando lui ha dovuto lasciare la Sardegna, ha iniziato a leggere i libri di Grazia dell'Edda per sentirsi più vicino alla sua terra. Ti devo dire, da ragazzo io non avevo questa gran confidenza con Grazia dell'Edda perché, come accade sempre ai ragazzi, vai a spaziare magari su qualcosa di più moderno, di più vivo. È vero che ha vinto il Nobel. E quindi il mio legame, se vuoi considerarlo così, il mio affetto verso Grazia d'Edda nasce in quel periodo perché ti trovi lontano da casa, ti metti a leggere delle pagine e trovi dentro, inaspettatamente, non te stesso, perché ci vogliono anni prima di trovare in una seconda, terza lettura magari un po' di Luigi in quei libri, però ti ritrovi davvero i personaggi, la gente che conosci davvero, che possono essere vicini, zii, parenti,
genitori, nonni, ma anche la gente di strada. È una cosa che è veramente bella dal punto di vista, ripeto, di un ragazzo fuori sede, avere quel momento lì che ti ritrovi. Sono triste, poi ci sono delle situazioni che sono tristi, sono pesanti, il peso del dovere, tutte queste cose qui, certo, però quella nostalgia, qualcosa, in quel momento ti devo dire mi hanno un po' legato all'autore. Poi io ho un po' un'ossessione per gli album di famiglia, di foto, infatti quando vado a Cagliari di solito l'ultimo giorno mi dedico a riguardarli, e anche le foto che ho visto altre 100 volte mi piace riguardarle, e un po' leggere questo libro è stato come guardare un album di foto, perché ogni scena sembrava una di queste foto e tutte insieme raccontavano la storia della Sardegna, e quindi mi sono rivista anche per questo. Invece dei suoi personaggi ci sono quelli che ti rimangono proprio, come ti dicevo, dentro, perché non tanto sia il personaggio, perché lo ricollega a qualcuno che veramente esiste, che è conosciuto. Ecco, il libro è ambientato intorno alla fine del 1800 in Sardegna. E proprio in questo periodo si iniziano a formare la distinzione fra le varie classi sociali. Questa distinzione viene anche evidenziata soprattutto dai due personaggi, che sono Maria, Noina e Pietro Beno. Dalla lettura possiamo capire quindi che Maria, rispetto a Pietro, si sente anche superiore e lo tratta in un modo molto sgarbato, visto che Pietro appartiene a una classe sociale più bassa. E rivedo nel personaggio di Pietro un po' la famiglia di mia nonna, perché erano una famiglia di campagna che viveva appunto i contadini che vivevano nella campagna sarda, che per lavorare si affidavano a delle famiglie più ricche del loro paese. Vado. Ciao a tutti, sono Marzia Lupo, una delle ragazze ha deciso di partecipare a questo progetto. In questo racconto emerge la distinzione tra le classi sociali, tra le famiglie nobili e quelle povere. Sì, sicuramente c'è uno status nobile, e il riferimento ai nobili nei libri dell'Edda, c'è sempre la famiglia nobile, magari caduta in disgrazia, però che un tempo era nobile, proprietaria di terre. I padroni erano le persone nobili che avevano le terre, e chi aveva le terre aveva la forza di far lavorare gli altri. Che vediamo che comunque trattano in modo molto sgarbato. Che si fa forte, quindi comanda, nel senso ai servi, ha la libertà di maltrattarla, di picchiarla, di fare una società molto patriarcale, dove il padre può decidere il figlio cosa farà, se andrà a lavorare, sicuramente non andare a scuola. Quindi chi non ha questa possibilità è destinato a una vita di povertà, di sacrifici, non ha quindi la possibilità di poter scegliere la persona da amare, di poter scegliere lo stile di vita che vuole fare. Padri che non sono proprietari di niente, ma sono servi, e quindi nasci servo, non schiavo, perché servo e schiavo sono due cose diverse, però l'ambizione sociale, quella che si trova in alcuni romanzi, la sottomissione a questa legge non scritta delle classi sociali, quindi sei nato servo, sei nato da una famiglia di servi, non puoi elevarti ad altro. Le donne invece non avevano grandi opportunità, e se non provenivano da una famiglia nobile non potevano ambire a un buon matrimonio. Infatti non c'era la scuola in paese, e quindi le donne non avevano la possibilità di creare una propria indipendenza. Quindi un'alternativa, ti fai prete, quindi la carriera religiosa, dove vai a studiare in seminario, anche questo si ritrova nei vari romanzi. Il contesto di base sul quale bisogna immedesimarsi in questa storia è una cultura impregnata molto nel senso del dovere, dove la moglie deve, il figlio deve, il padre deve, tutti devono fare qualcosa, pochi hanno diritti, ma tutti hanno dei doveri. E quindi quando una persona
ha il coraggio di sfidare, di affrontare i nobili, di sfidare chi governa la legge, anche se non appartiene a una classe appunto sociale, non ha grandi ricchezze, ma tuttavia viene vista con tanta ammirazione. In questo racconto troviamo quindi un servo che ambisce a fare un salto sociale e ad avere quindi tutte quelle cose che non gli sono state concesse dalla vita. E quindi entra un po' questa cultura di dover dimostrare, di voler essere migliore. Purtroppo viene interpretato come uno sbaglio anche il voler cambiare la propria situazione, scavallare lo status sociale. Le bestie sono infatti il mezzo principale e più importante per far parte dell'economia sarda. A causa quindi di questa povertà sociale, i bestiami venivano continuamente derubati. Qualcuno quindi sceglieva strade sbagliate, chi era ricco e aveva il bestiame veniva depredato e appunto erano i nobili stessi che venivano spesso imbrogliati da queste persone. Oppure altri tipi di attività che forse non sono così dannose, l'usuraio, quante volte si ritrova il concetto dell'usuraio che presta, che riceve, che ricatta, chi ti imbroglia a giocare a carte, chi se ne approfitta nella tua situazione, che va in giro nelle feste, anche questa ricerca sempre nei libri della Deledda di queste feste estive, grandi punti di incontro, di festa. Sono dei momenti dove veramente la gente del paese si incontrava, socializzava, chi si fidanzava, chi faceva... E in certi contesti io le ho viste, queste feste, anche se non c'erano più, o meglio io non ho partecipato a quelle che si parla, proprio come se fossero delle villeggiature che si andava a dormire fuori a fare la missione alla Madonna di tal dei tali, che quindi stavi giorni e giorni fuori. Però ecco, quelle erano le occasioni in cui i faciloni venivano magari derubati, gli accattoni si incontravano, insomma nei libri della Deledda veramente c'è tutta l'umanità e tutte le cose che si ritrovano. Per quanto riguarda la figura del bandito, in questo caso, in questo libro, è rappresentata da Pietro, che qui viene visto come un personaggio negativo, però non sempre siamo portati a vederlo in questo modo. Il timore, che dicevi tu prima, il timore, la paura e il rispetto, il bandito è una persona rispettabile. Sì, è vero, il bandito è una persona, perché è vero che può essere una persona violenta, ma non è per forza una persona cattiva. I banditi possono essere visti comunque da un lato negativo, perché comunque rubano il bestiame agli altri, ma possiamo anche in qualche modo capirli. Ovviamente non è che erano giustificati, però non possiamo ritenerli comunque delle cattive persone. E visto che molte scene vengono anche rappresentate dal suo punto di vista e non viene sempre raccontato da un punto di vista oggettivo, ma in questo caso da un punto di vista soggettivo, la storia vista con i suoi occhi non ci porta a vederlo come il personaggio cattivo, ma un personaggio che ha sofferto e che per questo siamo portati a provare anche empatia nei suoi confronti, nonostante abbia fatto delle azioni che non sono molto a suo favore. Quindi vuoi fare qualcosa, quindi fai qualcosa, è vero, ti è ferato, è violento, contro la legge, perché anche qui poi andiamo a vedere, cioè è contro la legge chi si sporca le mani o è il padrone, il nobile, che servo, prepotente, che picchia, che sfrutta? Qual è il malvagio tra i due? Ci sono alcuni aspetti del coraggioso, cioè colui che non teme nulla, che non ha paura di sporcarsi le mani, che molti ammirano. Il bandito ha questa sua morale, tra virgolette, che forse possiamo dire piace al popolo. Paragonando questa opera anche a opere più recenti, c'è stato un cambiamento netto, perché nel passato si tendeva a raccontare sempre la storia dal punto di vista del buono, mentre come Grazia Deledda anche molti altri autori oggigiorno sono portati a raccontare anche il punto di vista del cattivo e quindi mettere anche in dubbio chi sia il vero cattivo della storia. Sì, torniamo al punto, non è considerato tanto il malvagio, il cattivo, quanto le sue azioni, che probabilmente nessuno avrebbe commesso, però la persona non è considerata cattiva di per sé. È un po' una dinamica difficile anche per me raccontarla, perché dire quella persona ce l'ha fatta, fa quella vita, io
non la temo perché a me non mi toglie niente, non mi prenderà niente perché non c'ho niente, però la rispetto. La sua famiglia, che è rimasta senza il capofamiglia, quindi la moglie e il figlio che sono rimaste, comunque godranno del rispetto sociale. Quindi spesso bisogna andare oltre le apparenze, provare a comprendere chi compie delle determinate azioni, dei determinati gesti, sia buoni che cattivi che siano. E quindi dobbiamo appunto provare a comprendere, ma senza giustificare. Non è sicuramente un romanzo che istiga al banditismo o alla delinquenza. No, certo, serve a mettere in evidenza. Fa vedere che non è una figura temuta nel senso della paura, e rispettata, sicuramente rispettata. Ciao a tutti, sono Francesca Sani, una delle ragazze che parteciperà a questo progetto. Pietro Benu è il protagonista del romanzo La via del male di Grazia Deledda. Pietro rappresenta una figura molto impulsiva, impetuosa e proprio riflessiva, cioè con una limitata condizione economica, e quindi cerca di portare un cambiamento, che si abbandona spesso a sogni e fantastiche idee. È un giovane ribelle che non accetta di sottostare ai pregiudizi verso le persone come lui. È un giovane che inizialmente si innamora di Sabina, ovvero la cugina di Maria, cioè la figlia della ricca famiglia Noina, presso la quale lavora come servo. Ciao, sono Lorenzo Fabbi. Pietro Benu viene messo in secondo piano dalla famiglia dei Noina in quanto loro servo. Quando Pietro però si renderà conto del suo amore per Maria, la figlia del ricco proprietario Nicola Noina, si sentirà inappropriato. Antine però riuscirà a persuadere Pietro e a portarlo a scegliere appunto la via del male per raggiungere i suoi scopi. Però non possiamo incolpare soltanto Pietro, in quanto anche Maria ha scelto un matrimonio di convenienza al posto di un matrimonio dove conta di più l'amore. Perché nella sua testa, alla fine, lui voleva fare la cosa giusta, lui voleva sposare la persona che amava e aspettare. Fino alla fine, avrebbe proprio aspettato, quello che c'era da aspettare, però l'avrebbe fatto. Allora, Lorenzo ha toccato il discorso del personaggio di Antine, dell'influenza negativa, apparentemente insomma così negativa, che ha nei confronti di Pietro Benu. E questo ruolo ha colpito il nostro Matteo, che è un attore che si è letto tutto il romanzo, ha fatto tutte le sue riflessioni, mi ha aiutato anche a trovare delle location, adesso oggi è venuto a conoscere questi attori. A te la parola, Matteo. Ciao. Sono Matteo Martellucci e nel film interpreto Antine. Posso dire tranquillamente che è il personaggio più interessante della storia, nonostante compaia per poco tempo. Ma è comunque un punto fondamentale per il nostro protagonista, che ormai sconfortato e ormai conscio di aver perso la donna che ama, trova in questo Antine un improbabile amico che lo persuade a seguire la via del male. Antine, d'altro canto, che è un uomo che ormai sa come funziona il mondo, capisce che nella sua situazione la via del male è ormai l'unica soluzione. Sarà proprio la scelta tra queste due realtà, ovvero l'amore rappresentato da Pietro Benu e la convenzione rappresentata da Francesco Rosana, che saranno il fulcro del tormento e dei rimorsi di Maria.
Maria è una persona fortunata in quanto appartiene a una famiglia benestante, ma è l'emblema della ricchezza non fa la felicità. Infatti è proprio nella sua fortuna che troviamo la sua sfortuna, che la tormenterà nel corso di tutto il romanzo. Infatti lei con i suoi soldi potrebbe comprare tutto quello che vuole, ma sente il dovere di portare vantaggio alla propria famiglia. Maria infatti si sente in dovere di cercare un marito del suo stesso rango sociale e quindi di evitare di disperdere i loro beni, e proprio per questo gli manca una delle cose più importanti, ovvero il coraggio di ribellarsi, in questo caso il coraggio di ribellarsi al contesto sociale. Anche per ribellarsi c'è bisogno del coraggio, infatti anche oggi quando una persona si pone degli obiettivi che vuole raggiungere deve avere coraggio, quindi sfidare i propri limiti, limiti che magari qualcuno le ha imposto ma non sente i suoi. E qui torniamo un po' al bandito, che invece è una persona che è temuta, ma non per la paura e basta, perché ha il coraggio. Ok. Maria nasce in una famiglia benestante sarda e fin da piccola viene abituata all'idea di sposarsi con un uomo benestante e di creare una famiglia numerosa. Tutto nella sua vita procede come previsto, fino a quando suo padre Nicola non assume Pietro Benu per aiutarlo nei campi. Inizialmente Pietro ci descrive Maria come una ragazza scontrosa e che ha poca voglia di fare amicizia con lui. Pietro viene mandato a lavorare lontano dalla casa di Nonina e nonostante i due ragazzi perdano un po' i rapporti, il loro amore non cessa di esistere, o perlomeno dalla parte di Pietro, che continua ad amare Maria profondamente. Maria invece, mentre Pietro non c'è, conosce Francesco e Rosanna, che è un signore benestante che le chiede di sposarla. Buongiorno, sono Pietro, benvenuti. In questo film interpreterò il ruolo di Francesco Rosana. Lei, dopo un po' di corteggiamenti, decise di accettare la proposta di Francesco senza dire niente a Pietro. Appare per la prima volta in questa storia durante una festa religiosa, in sella ad una cavalla bianca, quando Maria e le sue amiche lo vedono arrivare con i suoi abiti nobiliari. La sua eleganza è messa in evidenza dal suo panciotto, dalla sua cintura ricamata, dal suo orologio, ma anche semplicemente da un fazzoletto con le sue iniziali ricamate. Nonostante fosse considerato da Maria brutto, perché aveva questo naso che viene paragonato al becco di un avvoltoio. Nonostante questo, Maria sottolinea la bellezza dei suoi occhi, anche con alcune frasi che vanno a precisarlo particolarmente. Quando Pietro lo viene a sapere, lui si dispera e cerca di tornare da Maria per fargli cambiare idea. Ormai Maria ha deciso e, seppur a malincuore, rispetterà la sua promessa e si sposerà con Francesco. Dopo il matrimonio, successivamente durante la luna di miele, si innamorerà sempre di più di Maria. Lei non lo ama, ma pensa che può imparare a farlo. Subito dopo il matrimonio lui si mostra sempre più innamorato di Maria, fino a essere considerato cortese fino alla noia, quindi Maria era quasi annoiata da tutta questa cortesia. Per quel che ho letto, Maria mi pare un personaggio pragmatico e alquanto opportunista, che rispetta le proprie promesse soltanto quando le serve. Nonostante ciò, penso che non sia così cattiva, anzi è stata più che altro influenzata dalla società che la circondava e dalla sua famiglia. Forse per Maria questo non era il vero amore, però era un amore che gli dava una certa sicurezza e una certa tranquillità. Secondo me Maria è un personaggio fondamentale e pieno di sfaccettature che va studiato nel profondo per capirlo bene. Un po' come tutti quanti gli altri personaggi scritti da Grazia Deledda. Secondo me questo è uno dei motivi per il quale i racconti della Deledda sono così reali, poiché non c'è una persona buona o una cattiva. Tutti quanti hanno un lato più buono e un altro più cattivo, che li porta sulla strada del male. Leggendo il libro La via del male, il personaggio a cui forse mi sono più ritrovata è Sabina. Sabina è la cugina di Maria Nonina. Non appartiene a una famiglia benestante quanto quella di Maria. È una ragazza che comunque ha un carattere abbastanza timido, introverso e anche riservata. Forse questo carattere mi ci ritrovo
E soprattutto una cosa che mi è piaciuta di Sabina è il fatto che quando lei capisce di non piacere a Pietro, visto che Pietro è comunque innamorato di Maria, lei decide quindi di rinunciare al suo amore per il bene che prova per sua cugina. E quindi per queste motivazioni io mi sento vicina al carattere di Sabina. Ciao, sono Martina Baroni della classe terza L in diritto internazionale. Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura. La sua formazione è stata per lo più da autodidatta. A 17 anni pubblicò in una rivista di moda il suo primo racconto, chiamato Sangue Sardo. Oltre alle difficoltà affrontate a causa del suo sesso, la scrittrice diventa completamente italofona dopo una trentina d'anni, avendo sempre parlato in dialetto sardo. Per questo viene considerata una figura rivoluzionaria anche dal punto di vista della lingua. Pensare agli ostacoli che le si sono parati davanti e al successo riscosso alla fine del suo percorso non solo fa aumentare l'ammirazione nei suoi confronti, ma dà anche quel pizzico di speranza che serve per andare avanti con la propria strada e non fermarsi per ogni piccolo imprevisto. D'altronde, anche per Grazia Deledda non è stato tutto rose e fiori. Voglio dire, è stata criticata pesantemente anche dai suoi conterranei perché ritenevano che descrivesse la Sardegna come una terra troppo rurale e rude. E con questo non voglio fare un discorso del tipo se l'ho fatto lei lo posso fare anch'io, però dà comunque la consapevolezza che questo traguardo non sia impossibile da raggiungere e che anche le donne possano avere dei ruoli di grande importanza, non solo per la letteratura, in un mondo in cui ancora si fa fatica a prenderle in considerazione. Senti, ma in generale la percezione di questa autrice a Cagliari, insomma, nelle zone che tu conosci, c'è un orgoglio? Allora, c'è un orgoglio, specialmente quando c'è stato poi le ricorrenze, il centenario, mi ricordo, ci sono stati diversi festeggiamenti, ci sono state, poi ripeto, guarda, quando la classe va in gita, magari le gite, però io ci sono stato a Nuoro e si fa la tappa alla casa di Grazia Deledda. Ripeto, però, non tanto, cioè sicuramente per l'esempio che è stata, quindi una persona che anche con le sue avversità, perché lei sicuramente avrà avuto delle avversità, anche lei ha dovuto emanciparsi, diciamo così, dalla sua famiglia, però lei ha fatto delle scelte coraggiose e costrette, quindi dovendo essere costretta, ha scelto una certa vita, ha scelto di andare a Roma voleva dire sposarsi, voleva dire fare delle cose che non poteva una donna probabilmente sola dire, sai che c'è, domani vado in giro per il mondo a fare, mi invento la vita crescita. E quindi ecco, questo probabilmente l'ha subito, ma viene ecco riportata un po' più per questi aspetti del suo esempio di persona che può avere un valore nella società, che può crescere, piuttosto che per i suoi personaggi. Ti ripeto, invece l'affetto che io ho non è tanto per, ma per i suoi personaggi, perché per me sono un po' come proprio gente di famiglia.
Maria pensava a Pietro, lontano, solo, là nella vigna, e sentiva che era giunto il momento di sacrificarlo, e provava pietà di lui. Ma che colpa ne aveva lei? Sapeva forse che Francesco Rosana le sarebbe apparso quella notte in mezzo alle tancas, mandato l'incontro dal destino? Cammina, cammina. Ecco, così si cammina nella vita, senza sapere chi si deve incontrare nella propria strada. Suanne Antine. Pietro Beno. Piacere, mi chiamo Federico Soldani. La Sardegna di cui parla No, scusate. Ciao, sono Martina Pirrotta. Siamo qui perché durante il progetto di arte insieme alla professoressa Frusciante ho avuto modo di conoscere il regista, di conoscere questo mondo e ho visto il film precedente basato sulla storia di Federico Dozzi, Due famiglie. E quando mi è stato proposto di entrare a far parte del progetto ho pensato che forse un amico che aveva una passione del teatro, della cinematografia, forse sarebbe stato più indicato di me e quindi... Allora, Martina, ha mai avuto esperienze di figurazioni davanti alla telecamera? Che effetto ti fa? No, non ho mai avuto nessun tipo di esperienza di figurazione. Scusa, tu c'hai un temperamento artistico, no? Tu crei, disegni, scrivi, fai tutta una serie di cose. Questa qui ti mancava. Sì. Allora, in realtà mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo, diciamo, del... teatro, comunque il fatto di impersonare un personaggio e... Cioè di diventare te stessa opera invece di rappresentarne sì. Una magari okay. Sì, anche perché così ho modo di entrare in altre vite, in altre persone, posso... Ascolta, e come questa passione per il cinema, come per il teatro, cioè... Ecco, sì, vai. È nato tutto da quando ero bambino perché mio papà c'aveva una collezione di film e quindi sì, guardavo questi film insieme a lui, poi anche da solo e quindi mi sono fatto prima una cultura di film italiani e poi mi sono lanciato sui film americani, sui film stranieri e lì è dove ho riscontrato di più, diciamo, la mia passione ed è lì che è nata veramente la voglia di iniziare a
fare cinema, oppure è da lì che si è instaurata l'idea in me di iniziare a fare l'attore.